ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come sentite dalla mia voce sono ancora malato, mannaggia me. Registrare video all'aperto, registrare video con il TMino al quale si fora la gomma, registrare presto la serie Impariamo ad Impennare ed avere 20 anni ma sentirne all'interno di me praticamente 40 non mi sta facendo bene. Ma tutto ciò, influenza, raffreddore, tosse e tutto quello che ne concerne, non ci fermerà, perché questa settimana come al solito sono pieno di roba da fare, sono pieno di video da registrare, per cui ti porterò insieme a me. Ed il motivo per cui questo video parte di martedì è che come al solito di lunedì devo montare video, devo rispondere a mail, poi ieri c'era una bruttissima giornata. Skippiamola direttamente, non ha senso farvi vedere tutte cose noiose. Se proprio proprio vogliamo, l'unica cosa carina che è successa ieri è che mi è arrivato questo nuovo monitor che ho, come potete vedere, installato, che finalmente ci darà la possibilità a Zona Rossa TV di vedere anche la chat da lì e soprattutto di fare delle reazioni. Questa cosa, che saprà chi ci segue da molto tempo su Zona Rossa TV, era già possibile ed avveniva già, ma purtroppo il monitor che avevamo ha deciso di darci l'addio e di conseguenza lo abbiamo dovuto sostituire. Detto questo, oggi per me è uscito il terzo episodio della serie Impariamo ad Impennare, che sta esplodendo, ed io ho bisogno di iniziare a montare il quarto episodio tra virgolette, che poi a tutti gli effetti non sarà un vero e proprio episodio perché è il video in cui sostanzialmente ho appunto forato la gomma del TM. Ci vediamo domani. Buongiorno, ciao a tutti, oggi è una giornata molto incasinata. Ovviamente proprio oggi che devo registrare fuori è iniziato a diluviare, per cui sto uscendo direttamente dalla portona sotto. Ed è una giornata particolare perché sto per andare a registrare un video delle modifiche alla mia Audi. Non sarà un video delle modifiche normale, oggi non vi spoilerò assolutamente nulla di tutto quello che andremo a fare. L'unica cosa che vi posso dire è che vi posso assicurare che quest'Audi cambierà aspetto e che sarà veramente fighissima. Non vi spoilerò altro, per cui forse ci aggiorniamo in giornata. Signori, vi spoilerò solamente questa cosa: gomma, non so perché sia lì, paraurto smontato e auto sollevata, non vi dico altro. Arrivato a casa sono super gasato da un lato per tutto quello che stiamo facendo all'Audi, dall'altro sono gasato perché domani, come avete visto dal titolo di questo video, vi farò vedere delle modifiche che abbiamo fatto all'ID4 GTX, anche perché andremo a farne altre, ma sono anche distrutto e super di fretta perché ho pochissime ore per fare un botto di roba, per cui adesso mi metto subito al lavoro. Tra l'altro, signori miei, a proposito di acquisti vari di prodotti per auto che ho appunto montato sulla mia Audi, vi ricordo che stiamo andando nel periodo più caldo dell'anno, ovvero il periodo del Black Friday, periodo in cui, come sapete tutti ovviamente, è pienissimo di offerte online per risparmiare acquistando quello che vi serve, per cui vi prendo proprio un minutino per parlarvi di Leti Shops, che è lo sponsor di questo video. Lui è Leti Shops ed è un sito web, un'estensione per il browser che utilizzate, che può essere Google Chrome o Firefox per esempio, ma è anche un'applicazione, per cui se utilizzate sempre smartphone per fare compere e cose di questo tipo avete anche l'applicazione. Leti Shops, per chi ancora non lo conoscesse, è un servizio di cashback, per cui un servizio che vi dà la possibilità di acquistare online su quasi 4000 siti di ogni genere ricevendo un cashback, per cui un rimborso vero e proprio sui prodotti che voi andate a acquistare. Per cui, senza girarci troppo attorno, durante il periodo del Black Friday le cose costano molto di meno. Con Leti Shops avete il cashback, per cui avrete anche uno sconticino su tutte le cose che comprate, quindi se vi volete fare furbi, acquistare prodotti sul sito di Nike, perché no anche qualcosina su Banggood, dai nostri amici di MediaWorld o comunque da uno dei tanti siti che sono convenzionati con Leti Shops, vi converrà particolarmente perché unirete una combo di cose per cui i prodotti che acquistate li pagherete veramente pochissimo. Una cosa che non vi dico mai quando vi parlo di Leti Shops è che il servizio è totalmente gratuito, per cui se siete scettici potete provarlo senza nessun tipo di problema, vedete come vi trovate. Io personalmente l'ho utilizzato e sinceramente ve lo consiglio, per cui se siete interessati i link li trovate qui sotto nella descrizione. Ringrazio Leti Shops per aver sponsorizzato questo video e possiamo continuare. Signori, sono onestamente un po' cringiato nel dirvi questa frase, ma ho ufficialmente ricominciato a fare Pilates, fisioterapia. In realtà lo sto facendo da un sacco di tempo ormai, nei wiki vlog non ve lo stavo dicendo perché riguardando quelli vecchi, mamma mia, ogni due secondi c'era sta roba di fisio ed era imbarazzantissima. Però ecco, ho ricominciato e sto andando a fare la lezione. Ovviamente io sono tutto malaticcio, ma nonostante questo devo pure andare in qualche modo. La mia macchina è da Wrap-Lab per fare le modifiche che vi ho detto ieri e quindi sono costretto ad utilizzare lo scooterino elettrico e prendermi un bel raffreddore ancora più potente di quanto già non lo sia. Vabbè, ci vediamo più tardi, anche perché di modifiche non stiamo parlando solamente della mia Audi, ma ho deciso di includere in questo video, come avete letto dal titolo, anche la nuova ID4 GTX, che ha già subito una bella modifica e che oggi andrà a subirne un'altra, ma questo lo vediamo tra pochissimi secondi. Ok, lezioncina finita, mi sono fatto la mia doccetta e il mio pranzo ed è arrivato il momento di svelarvi la prima modifica che, come vi dicevo, è già stata fatta alla nuovissima ID4, per cui la tiriamo fuori dal garage. Signori miei, vi presento
presento il nuovo colore della nostra auto. So neanche se mi vedete, mannaggia. Non chiedetemi il motivo preciso, perché ad essere sincero neanche io lo so bene, ma mio papà, appena abbiamo ritirato quest'auto, ha deciso di farla wrappare. Come potete vedere, ha deciso di optare per questo ormai abbastanza diffuso grigio Mercedes opaco. E so già che cosa state pensando, mi state già dicendo che ho copiato Ivan, che ho copiato Showtime, che ho copiato chissà che altra persona. In realtà siamo stati tutti molto sfigati, perché tutti nello stesso periodo abbiamo fatto wrappare la macchina e l'abbiamo fatta tutti dello stesso colore senza neanche confrontarci riguardo. Il wrap di quest'auto l'ha pagato mio papà normalmente, perché se l'è fatto fare per lui. Nello stesso periodo Ivan ha fatto la sua Mito, poi è arrivato Showtime, insomma, incredibile. Tra l'altro, poi mi sbrigo perché sono in ritardo come al solito, voglio specificare anche una cosa importantissima, raga. Nel video in cui io vi ho presentato questa ID4 GTX, un sacco di persone mi hanno commentato scrivendomi tipo: ma l'RS3 era meglio, ma con l'elettrica mi hai deluso, fai schifo, e tutte frasi di questo tipo. Nonostante nel titolo ci fosse scritto la mia nuova auto, come poi ho spiegato nel video, e tra l'altro avevo spiegato anche nel weekly vlog che era uscito qualche giorno prima, quest'auto non è mia, di Edoardo Iannone, non è l'auto che io sto utilizzando tutti i giorni. Come avete visto, io ho ancora la mia Audi. Quest'auto è stata comprata da mio padre per lui da utilizzare come daily car, e poi da poter dare alla famiglia nel caso in cui, per esempio, la mia auto fosse dal carrozziere o l'auto di mia mamma fosse dal meccanico, avremmo comunque quest'auto da poter utilizzare, per cui è un po' l'auto di famiglia, se vogliamo. Ma la mia RS3 non ha nulla a che vedere con questa macchina, e Volkswagen, non me ne vogliate, però, cioè, un RS3 è un po' meglino, diciamo. Sono un po' su due piani diversi, dai. Per cui non vi preoccupate, non penso che passerò almeno ora all'elettrico come daily car, come auto vera e propria per me. Non vi preoccupate, sono amante dei motori, sono amante del sound, e così rimarrà. Detto questo, vogliamo direttamente da Carrozzeria Italia, perché c'è una modifica da fare. Ok, eccomi arrivato qua. Ancora, non so per quale motivo, l'unica cosa che mi viene da pensare è che evidentemente a mio padre l'estetica di quest'auto non facesse impazzire, per cui non solo ha scelto di farla wrappare completamente, specificando che comunque il wrap è una pellicola che si mette sopra, per cui questa cosa dovrebbe anche proteggere in teoria la carrozzeria dell'auto, ma ha deciso addirittura di far cambiare i cerchioni. Infatti i fantastici cerchi del 21 che vi ho fatto vedere nel video in cui vi ho presentato l'auto non li facevano impazzire, voleva qualcosa di più scuro con un look leggermente diverso, di conseguenza ha acquistato 4 nuovi cerchioni che ho appena finito di caricare in auto, che adesso andremo a far montare sulle sue gomme. Devo essere onesto, sono molto belli, li ho già visti, li ho già aperti perché ieri erano da Wrap Lab e quindi li ho unboxati, anche se non vi ho registrato nulla, non vi ho spoilerato nulla. Sono molto belli e vi dovrebbero anche essere familiari. Cerchioni vecchi. E questo qui, signori, è il cerchione nuovo. Come vedete, completamente nero, il design è praticamente identico a quello della mia Audi, per quello vi dicevo che vi dovrebbe essere familiare. L'unica cosa che cambia è che questa L sostanzialmente la mia Audi ce l'ha da questa parte e quindi sono invertite. Però ottimo cerchio, nero lucido classico, non si sbaglia mai. Spero che mio papà sia felice a questo punto con queste modifichine fatte all'auto. Visto che fuori fa freddissimo, vado direttamente a casa, anche perché questa sera c'è Zona Rossa TV. E Zona Rossa TV è già terminata. Dietro di me vedete Ivan, qui vedete Blink. Abbiamo appena terminato la live, voi l'avete già vista tipo è stato molto divertente. È stato divertente, eh? Ma poi la cosa bella è che sei molto nel chilling, sì, sei lì nel divano, per cui non dico che ti dimentichi di essere in live, però non è una quella roba che pesa. No, ci sta. Poi vi ho raccontato le mie cose stupide. No, ma raga, ma degli aneddoti sulle moto che abbiamo sicuramente già caricato sul nostro canale YouTube di Zona Rosso TV, che vi metto nella in alto a destra. Sicuramente quelli dovete andare a riprenderli perché saranno interessanti. Grazie Blink per la presenza. Ci vediamo domani, raga. Questa mattina si lavora al video quarto episodio, tra virgolette, della serie Impariamo ad Impennare, quello che voi avete visto appunto questo martedì e che vi dicevo all'inizio di questo video, nel quale sostanzialmente mi si è forata la gomma della moto. Se non lo avete visto, raga, lo trovate nella in alto a destra. Ho iniziato ad editarlo, devo registrare adesso delle clip e purtroppo ho solamente la mattina, perché oggi pomeriggio ho un po' di cose da fare che non posso vloggare, perché l'altro pomeriggio ho ricevuto una telefonata dal boss dell'agenzia che segue i miei video e mi è stata proposta una cosa veramente tanto figa. Visto che per questo video il titolo e la miniatura, detto proprio francamente, erano dedicati all'ID4, registrerò questo fine settimana, in particolare questa domenica, un'esperienza che però non vi mostrerò nel video, ma vi mostrerò in un altro weekly vlog che uscirà più avanti, così almeno riesco a fare due video distinti e che vadano bene entrambi. Quindi insomma ci sono tamponi e cose da fare e da organizzare, anche perché io non è che stia particolarmente bene, per cui devo anche vedere se sono negativo, ma penso di sì, mi sono anche vaccinato e quindi cercherò di capire più avanti nel corso della giornata. Adesso mi metto a lavorare. Allora, sono le
19:30 e ho passato tutta l'intera giornata a montare questo video, perché tutti i programmi che avevo per oggi sono balzati. La cosa ironica è che anche i programmi che vi dicevo per domenica, di quel video che avrei registrato ma che poi avreste visto più avanti sul canale, sono balzati. Rido per non piangere, perché onestamente, raga, c'erano programmate tante cose molto fighe e soprattutto io avevo prenotato treni, avevo prenotato dove dormire in un'altra città e insomma ho fatto combaciare tutta una serie di cose che non avete idea. Quindi sbatti, però mi è stato detto che questa cosa che dovevamo registrare si farà, è semplicemente stata posticipata sostanzialmente. La vita dei creatori di contenuti è un disastro, cioè veramente se io vi condividessi il mio Google Calendar vi mettereste le mani tra i capelli, cioè ogni giorno ci sono 3000 robe diverse e continuano a cambiare di giorno in giorno, per cui è tutto un disastro. È stata una nottata strana, ho dormito pochissimo perché non so per quale strana ragione, non so per quale strano motivo, ma ho avuto un sacco di idee per cose tecniche di Zona Rossa TV, tipo nuove inquadrature da aggiungere e cose semplicissime alle quali non avevo mai pensato e per cui mi complicavo la vita praticamente prima. Sostanzialmente non ho dormito niente, non so perché, avevo la testa che frugava anche se volevo dormire. In ogni caso in questo momento sono bello gasato, come potete vedere dalla mia faccia, perché sto per andare a ritirare la mia Audi. Come vi dicevo ci abbiamo fatto delle modifiche, vedrete tutto presto, per cui non vi spoilerò niente, ma sono gasato. Sono molto casato. Raga, ho ritirato la macchina. Che figata, madonna, che figata davvero. Sono troppo curioso di vedere la vostra reazione, perché tamarra è figa. Insomma, boh, non so, non voglio spoilerare troppo, dai. Ora giuro che sto zitto per il resto del video riguardo questa cosa qua dell'Audi. Adesso comunque sto facendo un salto sotto casa mia, perché sto incontrando Mike, il mio montatore video. Ciao Mike. Che mi deve ridare il mio SSD, sul quale c'era un episodio di Impariamo ad Impennare, che pesano troppo per girarli lì via drive. Arrivato a casa mi guardo il mio amico Showtime e la sua intervista da Gaia Clerici per capire un po' che cosa ne pensa di quello che sta combinando Ex on the Beach, e mi metto anche oggi un pochettino al lavoro. Oggi ragazzi vi porto a vedere una cosa veramente fighissima. Non so se ve lo ricordate, ma nel 2018 o 2019, per cui si parla di un sacco di tempo fa, vi ho portato per la prima volta sul mio canale e penso anche per la prima volta in Italia un brand di moto elettriche molto particolari che si chiama Surron. Sono molto particolari perché? Perché sono delle moto elettriche, per cui come qualsiasi mezzo elettrico vanno molto forti e molto veloci, ma soprattutto perché hanno praticamente il telaio di una bicicletta, per cui con quei mezzi non solo ti puoi permettere di andare forte, ma puoi permetterti di farlo anche spensieratamente senza avere troppa paura di fare danni o cose di questo tipo. Ecco, oggi sto andando ad un evento in cui si utilizzano proprio questi mezzi per fare una vera e propria gara, e all'interno del quale, da quel che ho capito, e spero che effettivamente questa cosa accada per davvero, dovrebbero presentare un nuovo mezzo che in Italia non dovreste ancora aver mai visto, per cui sono super curioso. Andiamo, vi ci porto. Ok, ho fatto giusto due ripresine super super al volo. Là dietro stanno girando dentro un fettucciato appunto con queste bestioline. Per ricordarvi un attimo di che cosa stiamo parlando, questo qui è il modello un po' più piccolino, che è quello che ho provato all'interno dei miei video normalmente, che sarebbe l'equivalente, se vogliamo, del cinquantino. È omologato per la strada, ci si può divertire in strada, si può fare qualsiasi cosa, anche perché come vi dicevo è super manovrabile. Questo qua invece è il nuovo modello, che ancora non si è mai visto, non si è ancora provato, perché l'hanno annunciato da pochissimo, che sarebbe l'equivalente del 125. Poi in realtà, come sapete, l'equivalente del 125 sull'elettrico significa avere dei mezzi che sono iper iper veloci e iper iper divertenti, perché quando si ha tanta trazione con un mezzo di questo tipo e si va nello sterrato ci si diverte, per cui abbiamo capito un po' se riusciamo a fare qualcosa insieme magari in futuro, per cui perché no, magari vedrete un po' sul canale qualcosa di questo tipo. Fatemi sapere con un commentino qui sotto se vi potrebbe interessare. E signori, concludo questo video di lunedì mattina. I grandi fan sapranno come al solito dove mi trovo. Spero che questo weekly vlog sia stato di vostro gradimento e soprattutto spero che vi sia piaciuto il nuovo look della Volkswagen ID4 GTX con i nuovi cerchi e il nuovo wrap. Fatemi sapere sinceramente cosa ne pensate, fatemi sapere quali altre modifiche ci fareste e se aveste avuto la possibilità di wrapparla stando un minimo sobri, considerando che appunto è una mia auto, come l'avreste fatta voi. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate tanti bei mi piace e ricordatevi di iscrivervi al mio canale, visto che più del 30% della gente che guarda i miei video non è ancora iscritta, il che è una cosa incredibile. Vi ricordo anche che questo qui è il mio profilo di Instagram e seguirmi non guasterebbe, perché posto tante bellissime foto ogni tanto. Ragazzi, ci vediamo in prossimo video e adios. Yeah.